Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Di Giorno in Giorno. Come ogni venerdì diamo spazio alla cultura e allo spettacolo nella nostra città. Oggi parleremo di musica, precisamente di jazz, e lo faremo con Francesco Giustini, maestro di tromba, musicista e compositore, presidente dell'associazione Jazz on the Corner. Buongiorno. Buongiorno, a seguire le nostre rubriche, chi semina raccoglie sapori nostri. Allora, Francesco, parliamo subito dell'associazione che nel nostro territorio è ormai presente da alcuni anni. È iniziata un po' come un esperimento, come anche tu avevi detto in un precedente articolo, e poi è diventato qualcosa di più, qualcosa di veramente importante, di promozione culturale a livello territoriale che segna comunque, no? Sì, dunque l'associazione Jazz on the Corner nasce nel 2013, quindi diciamo un paio d'anni fa, dalla collaborazione di un gruppo di musicisti appassionati di musica jazz, che intendevano in qualche modo promuovere questo genere musicale nel nostro territorio. E così poi di fatto è stato, abbiamo creato questa associazione che è un'associazione no profit che si occupa principalmente di organizzare eventi, concerti, rassegne che abbiano ecco, come oggetto principale la musica jazz e la diffusione di questo genere nel territorio. Questo perché ci siamo un po' accorti che il nostro territorio, pur avendo tante ricchezze anche dal punto di vista musicale, effettivamente, da questo punto di vista, da questo lato, era un po' sguarnita, e quindi abbiamo pensato un po' di rimboccarci le maniche e di proporre qualcosa a noi, ecco. Ok, quindi fate promozione anche di una sorta di cultura, la cultura jazz, se Sì, vogliamo. possiamo dire questo sicuramente. Il jazz è un genere di musica particolare che però io ogni volta tendo a sottolineare non è di nicchia, in effetti, perché è un genere di musica molto comprensibile da tutti, che ha tante sfumature, tanti sottogeneri diversi, però noi abbiamo proprio visto e potuto sperimentare durante le nostre rassegne, è un genere che può essere apprezzato anche dai neofiti, da chi non è il classico appassionato di musica jazz che in casa ha decine e decine di dischi, ma ecco, tutti più o meno si possono avvicinare a questo genere. Ecco, da pochi giorni tra l'altro è iniziata il Circolo Aurora, visto che voi collaborate comunque con questa associazione culturale, la rassegna invernale di Jazz on the Corner. Esatto, sì, è iniziato Jazz on the Corner Winter, che è una rassegna che noi organizziamo ogni anno, questo è il quarto anno, in collaborazione con il Circolo Aurora. Ci piace molto collaborare con loro proprio perché loro sono interessati a dare spazio alla musica jazz e lo fanno anche mettendo a disposizione gli spazi e le risorse, e questo ci permette di fare un bel cartellone anche di un buon livello, devo dire. Appunto, la rassegna è iniziata il 24 gennaio e terminerà il 21 febbraio, sono 5 concerti in tutto, dove si possono possiamo dire sì, Si esibiscono anche tanti nomi importanti, ho visto esatto, musicisti dal che vengono magari cartellone. dalla provincia di Firenze, dalla provincia di Perugia, di Siena, ecco, rimanendo sempre nell'ambito del nostro territorio, però allargandoci anche a zone un pochino più lontane dalla nostra, ecco. Ecco, per quanto riguarda invece il panorama proprio culturale aretino, a livello di jazz ci sono anche dei gruppi aretini doc che suoneranno all'Aurora, che hanno già Sì, suonato? noi come obiettivo dell'associazione abbiamo anche quello di promuovere poi effettivamente quelli che sono i progetti musicali validi che nascono proprio nella nostra città, perché anche la nostra città può vantare dei musicisti molto, molto bravi, molto formati, quindi ogni anno vediamo che nascono dei progetti e ci teniamo ad inserirli nella nostra programmazione. Anche quest'anno avremo il 21 febbraio e il 14 febbraio due concerti di gruppi formati da musicisti locali, diciamo. La stessa cosa abbiamo fatto per la rassegna estiva lo scorso anno, abbiamo dato spazio sia
a gruppi locali, ma anche ovviamente a nomi un pochino più importanti che ricoprono un ruolo più di rilievo nel panorama jazzistico nazionale, Ecco, diciamo. come dicevi, infatti, non essendo un genere di nicchia, mi immagino che anche la risposta del pubblico sia stata finora, visto che anche la rassegna è proseguita bene, sia stata ottima, diciamo. Sì, assolutamente. La risposta del pubblico è proprio l'elemento che ci spinge ad andare sempre più oltre, perché vediamo proprio che la cittadinanza apprezza le nostre iniziative e partecipa molto volentieri. Tra l'altro, la maggior parte delle cose che noi organizziamo sono gratuite o comunque quando c'è un piccolo biglietto sono sempre a prezzo veramente popolare, proprio perché cerchiamo di avvicinare il più possibile il pubblico, Certo, ecco. e questo tipo di rassegne non sono solo le uniche di cui si occupa l'associazione, l'associazione fa anche altri progetti di Sì, promozione abbiamo in culturale. cantiere diversi progetti, abbiamo una collaborazione che è attiva già da 2 anni con la Casa Museo Ivan Bruschi, con la quale organizziamo una rassegna che si svolge nella prima metà di luglio che si chiama Jazz and Wine. Quest'estate arriverà la sua terza edizione. Sempre con la Casa Museo Ivan Bruschi stiamo organizzando anche una rassegna che avrà come filo conduttore il pianoforte, che si svolgerà presumibilmente a metà primavera. Ecco. Quindi anche questa è un'altra nostra caratteristica. Ci piace collaborare con più realtà diverse, diciamo. Sempre nell'ambito territoriale, Sempre nell'ambito, rimaniamo in per adesso casa. nell'ambito territoriale, stiamo anche iniziando a collaborare con Spazio Seme, che è un'altra realtà con cui ci sentiamo abbastanza affini, e quindi cercando di creare Una specie eventi, anche di rete, se esatto, vogliamo. creando una specie di rete, proprio perché la cultura, si sa, è difficile da divulgare, da sostenere, quindi più siamo, più ci diamo una mano e più riusciamo a creare cose, eventi, ecco. Ecco, dell'associazione chi fa parte? Ricordo che avete anche un quintetto che diciamo non è proprio Sì, legato all'associazione, diciamo che però sì, è affine. l'associazione al momento ha una cinquantina di persone che sono ufficialmente iscritte che sono soci, ecco. Il consiglio direttivo è formato da 5 persone, che sono tutte musicisti, diciamo, ecco. Sì, il mio diretto collega Benedetto Burchini è un sassofonista, con lui condivido questa esperienza del quintetto che quindi in qualche modo è legato all'associazione, ecco. Con lui abbiamo questo progetto musicale con il quale abbiamo nel marzo scorso inciso un disco che si intitola Dear Mr. Silver con l'etichetta M Records. E adesso proprio in questi giorni uscirà su tutte le piattaforme digitali il disco, Il nome insomma. del quintetto, se non mi sbaglio, è Slightly Out, Sì, Slightly è Out composto da Jazz musicisti Quintet. arettini e non, siete tutti Siamo locali. tutti indigeni della città Doc. di Arezzo, sì, siamo un gruppo che ha iniziato a suonare qualche anno fa e poi strada facendo ha deciso di fare un lavoro monografico su Horace Silver, questo compositore che è scomparso nel 2014, e quindi da lì poi è nato il progetto del disco che già abbiamo portato in giro in alcuni festival, anche ospitando Massimo Morganti, che è un trombonista di rilievo, insomma, a livello nazionale abbiamo avuto il piacere di inserirlo in questo progetto, ecco. Gli altri musicisti sono Enrico Orlando al pianoforte, Nicola Ferri al contrabbasso e Andrea Croci alla batteria, e sono tutti di Arezzo, insomma. Tutti musicisti aretini. Sì. Ecco, mentre slegandoci un po' per quello che riguarda l'associazione, da pochi giorni, anzi da qualche giorno, è uscito il vostro album, il vostro intendo il trio, Francesco Giustini Trio, Sì. che è tutto un altro tipo di collaborazione. Qui si parla Sì, sempre di jazz, però è un altro mondo, possiamo dire. esatto, sì. Una delle cose affascinanti della musica jazz è che all'interno di questo grande contenitore poi ci sono veramente tantissimi sottogeneri, tante tipologie di musica e di sonorità,
E quindi è molto ricca come genere e anche come proposta. Infatti io ho appunto questo progetto del trio per il quale ho scritto insomma, delle composizioni che ha una sonorità completamente diversa, per esempio dal quintetto o da altri tipi di sonorità jazz, insomma. Insieme a me di questo trio fanno parte Samuele Martinelli alla chitarra e Giulian Gori al contrabbasso. Abbiamo inciso quest'estate questo disco che si intitola Bright Love, che ho presentato lo scorso 16 gennaio a Spazio Seme e che stiamo tuttora promuovendo e portando avanti, insomma, sperando che abbia più risonanza possibile, Certo. ecco, ovviamente. Ecco, questo disco da questo trio, come è nata l'idea di collaborare insieme ad Angoria e Martinelli per Ma creare questa cosa? dunque, diciamo che la collaborazione con questi due musicisti è nata da una mia iniziativa. Io cercavo dei partner giusti per poter appunto realizzare questo progetto del trio senza batteria, e poi suonando insieme, facendo tanti concerti, abbiamo visto che c'era effettivamente un buon feeling tra di noi. Quindi abbiamo fatto poi il passaggio successivo, che è stato quello di rendere più personale il progetto. Quindi abbiamo scritto dei brani, arrangiato dei brani in maniera molto personale. E da lì poi è nata l'idea di incidere, Bright insomma, Love. sì. Ecco, e per quanto riguarda questo disco, tu hai detto che è una drumless, quindi senza batteria, è un trio Sì, è un che trio si senza compone appunto batteria, quindi di tromba e poi abbiamo contrabbasso e contrabbasso chitarra, sì. e chitarra. È una formazione un po' particolare che comunque ha una sua storia nel jazz. È una formazione un po' particolare perché la mancanza della batteria, diciamo, rende tutto più morbido, più intimo, quindi le sonorità del disco sono abbastanza soffuse, particolari, direi. Ecco, magari non è il classico disco che uno si immagina, il disco Di jazz, di jazz, ritmico insomma, anche ma magari. ecco, c'è molto ritmo, anche perché la mancanza della batteria in qualche modo Ma va compensata. compensata. Ecco, comunque posso dire che ecco, il lavoro è riuscito sicuramente bene, anche grazie alla bravura dei miei due partner e compagni di viaggio. Il trio Drumless è una formazione, diciamo, un po' particolare che richiede un ascolto un pochino più attento rispetto magari ad altre soluzioni. Ecco. Però è sicuramente un disco che tutti possono tranquillamente ascoltare senza che siano troppo esperti Del anche, ecco, settore. Ecco, perché magari invece a volte c'è questa concezione del fatto che la musica jazz sia un po' insomma. complicata, sia un po' per esperti. Ma no, non direi assolutamente. A differenza della musica contemporanea, invece, che richiede una preparazione storica, tecnica, specifica per poterla apprezzare veramente, la musica jazz, è una musica che di solito trasmette in maniera molto istintiva. E quindi, nonostante i musicisti debbano essere comunque molto preparati dal punto di vista tecnico, lo spettatore non è necessario che lo sia, ecco, perché comunque se i musicisti riescono a trasmettere qualcosa, non c'è bisogno che appunto Che ci l'ascoltatore sia sia una particolarmente conoscenza troppo preparato. È approfondita. chiaro che se l'ascoltatore è preparato, probabilmente potrà apprezzare Ancora ancora di di più. più, questo sicuramente, però diciamo che io sostengo che jazz è una musica per tutti, Ecco, ma il assolutamente. vostro trio è un trio che fa musica contemporanea, tradizionale. Avete degli artisti di riferimento nel panorama musicale, del jazz Allora, o il nostro avete... trio, il mio trio essenzialmente fa un repertorio di jazz contemporaneo, quindi con brani originali prevalentemente,
ciononostante tiene comunque dei punti di riferimento che prima di noi hanno utilizzato questo tipo di formazione particolare. In particolare sicuramente Thomas Harrell, insomma, è uno dei miei trombettisti di riferimento, diciamo. Ecco, mentre hai detto che avete presentato l'album a Spazio Seme, quindi appunto qui ad Sì, Arezzo, sì. pensate di presentare l'album anche in altre città? È prevista una specie di tour? In questi casi non so come. Sì, possiamo chiamarlo così, sì, volendo. Abbiamo presentato il disco ad Arezzo, ad Empoli, a Perugia, e presto saremo a Prato, e Cortona. E poi altre cose speriamo che vengano fuori il più possibile, insomma, ecco. Ecco, mentre tornando un attimo a quanto riguarda l'associazione Jazz Sì. on the Corner, questo motivo anche della sua nascita, di promozione della cultura jazzistica, nella nostra città, avete avuto per esempio all'inizio qualche difficoltà anche di tipo magari logistico, le mancanze all'inizio di collaborazioni importanti o di strutture, molto spesso anche con altre persone dell'ambito nel panorama musicale. Abbiamo riscontrato il fatto che ci siano delle tendenze a stare non uniti, insomma, i musicisti magari a volte tendono, a seconda dei pezzi, del genere musicale di cui si occupano, tendono, ecco, ad essere un poco distanti da tutti gli altri, come se non ci fosse una sorta di rete o qualcosa che li collega. Beh, questo è un po' vero effettivamente, devo dire la verità. Rientra anche un po' nella natura dei musicisti, poiché se un musicista si specializza, ad esempio, nella musica rock, chiaramente tenderà a promuovere e a lavorare, a sforzarsi in quella direzione lì. E così lo stesso vale per la musica classica oppure per il jazz, ecco. Questo sicuramente. C'è da dire che probabilmente chi dovrebbe magari fare più rete tra le varie associazioni, le varie realtà, le scuole di musica, dovrebbero essere probabilmente nel territorio le nostre istituzioni, quindi a partire, non lo so, dal comune, ecco, dalla provincia. Io vedo che nel territorio d'Arezzo ci sono tante iniziative musicali che però spesso non vengono valorizzate o comunque gli sforzi dei singoli poi non vengono finalizzati, Certo. quindi non sono iniziative che, pur essendo belle, magari non hanno la risonanza o la Che dignità dovrebbero che avere per dovrebbero la loro. avere, ecco, sicuramente. Ecco, magari insomma c'è sempre questo sottofondo, visto che siamo in ambito musicale, di una certa svalutazione anche di questo mestiere, se vogliamo. Comunque, Assolutamente. senza far troppa critica, diciamo che c'è da lavorare anche in questo C'è da ambito. lavorare in questo ambito molto sicuramente per la rivalutazione del mestiere del musicista, che spesso non viene assolutamente considerato un mestiere, invece, lo è, insomma, è uno dei mestieri più antichi del mondo, Sì, quindi diciamo insomma. che in altri paesi c'è una sorta di invito, anche se vogliamo, c'è una sorta di tutela di questo C'è una settore, di questo tutela. mestiere. In C'è un Italia magari a riconoscimento, volte certo. viene un po' Viene un svalutato. po' svalutato, Ecco, per sicuramente. questo io mi volevo invece appoggiare al fatto che tu dal 2010 hai iniziato la tua attività di educatore. Tu attualmente lavori presso la Scuola di Musica Corradini come maestro. Però hai Sì. iniziato insomma la tua carriera ben prima, all'età di 10 anni addirittura hai iniziato a suonare la tromba qui ad Arezzo, una Beh, scuola cisalpina. sì, chiaramente come tanti miei colleghi, chi poi decide di intraprendere la strada della musica è normale che si formi per tanti anni e che non smetta mai di formarsi. Io tuttora mi sto formando, ma credo che continuerò a studiare perché chiaramente chi vuole appunto fare questo mestiere, tutti i miei colleghi lo sanno, ha bisogno di veramente mettersi continuamente alla prova. E l'insegnamento è una bella prova, devo dire, perché l'insegnamento è veramente uno stimolo a fare di più, a fare sempre meglio. E poi è anche un
un restituire in qualche modo quello che ti è stato dato, probabilmente in maniera corretta, dai tuoi insegnanti prima, insomma. Quindi chi ti ha formato ti ha in qualche modo trasmesso una passione, quindi io mi sento anche un po', diciamo così, in dovere di trasmettere la mia a quelli che sono più giovani di Una me, sorta ecco, di insomma. trapasso delle competenze, se vogliamo Assolutamente, dire. sì. Quindi attualmente ci sono dei progetti che riguardano la scuola di musica, per esempio qualcosa in cantiere che riguarda la diffusione della musica ai più piccoli. Ma dunque, io sono solo uno degli insegnanti della scuola di musica Corradini, comunque non posso che ovviamente parlarne bene e posso dire che la scuola Corradini si sta impegnando molto in questo senso qui, nella diffusione della musica sia tra i più grandi che tra i più piccoli. Sta attivando anche proprio in questi mesi un progetto che si chiama Sarabanda, per far suonare strumenti a fiato ai più piccoli, fa corsi di musica per allievi molto molto piccoli, proprio perché crede che la diffusione della musica non abbia età, non abbia limiti di età. Prima Anzi, prima si inizia, forse si meglio inizia, è. meglio è. Io stesso spesso rimpiango di non aver iniziato ancora Ancora prima, prima. a studiare musica. Benissimo, allora prima di concludere vorrei ricordare agli spettatori le date della rassegna invernale di Jazz on the Corner, in particolare quella del 21 febbraio, ma anche quella del 14 Sì, febbraio. dunque, le prossime domeniche, il 7 febbraio, il 14 febbraio e il 21 febbraio, ci saranno ancora tre concerti della nostra rassegna. Il 7 febbraio con il trio Mailer Demon, capitanato da Claudio Sbroli, che è un ottimo batterista. Il 14 febbraio ci sarà un tributo a Clifford Brown. Mentre il 21 febbraio ci sarà il quartetto di Benedetto Burchini, sassofonista che abbiamo citato prima, insomma. Benissimo, allora ti ringrazio Francesco per essere stato con noi, per averci spiegato tutto quanto riguarda il jazz e l'associazione culturale Jazz on the Corner. Voi rimanete con noi perché a brevissimo ci saranno le due rubriche Chi semina raccoglie, Sapori nostri e a seguito anche consigli sull'abbinamento del vino con la Casa del Vino. Grazie e arrivederci.